Bene, mentre con le due modelle precedenti ho scattato di persona, con Ada non ho mai avuto il piacere di scattare. È una modella molto performante che fa dei lavori ottimi. Tra l'altro, quando le ho fatto vedere i risultati ottenuti con l'intelligenza artificiale, è stata soddisfatta. Ha pubblicato qualcosa anche sul suo profilo, chiedendo ai follower le preferenze, insomma, è una persona che sa mettersi in gioco. Mi è piaciuto molto il tipo di approccio che ha avuto, anche perché ha capito bene che l'intelligenza artificiale è un qualcosa in più, non qualcosa che per forza va a sostituire. Qui vedi ci sono anche delle variazioni del lineamento. Ora, non per tutti i moduli ti farò vedere tutte le realizzazioni, voglio solo darti un'idea, un grosso modo di quello che si può ottenere. Ti faccio vedere qualche miniatura, però la verosimiglianza del volto è incredibile. Quindi, una domanda che mi viene fatta spesso, qui è un po' esagerato con la profondità di campo, una domanda che mi viene fatta spesso è: verranno introdotti anche dei moduli che permetteranno di aggiungere l'oggetto del mio cliente, quindi il gioiello, il cappello? Quando ci saranno, sarà veramente un game changer. Per adesso questa cosa ancora non c'è, però possiamo comunque utilizzare il personaggio come stanno arrivando le intelligenze artificiali che permettono di utilizzare la voce, come già negli anni sono stati utilizzati gli attori all'interno di film, e scommetto che molti dei film non sapete nemmeno che in alcune parti sono realizzate con CGI. Per esempio Brandon Lee, che mi sembra sia morto durante le riprese del Corvo, la parte più di metà è stata realizzata con intelligenza artificiale, e nessuno, senza saperlo, anzi ancora oggi, secondo me, nonostante si tratti di una performance CGI molto vecchia, datata, ad oggi pochi sanno questa cosa, ok? Intanto ti faccio vedere una carrellata con lei, è una modella tatuata. Il sistema ha replicato i tatuaggi, poi ovviamente nel prompt tu potrai decidere se fare emettere i tatuaggi o meno. Questa è una cosa che con il controllo totale puoi sapere direttamente anche tu, però i risultati ottenuti anche come grinta di posa sono decisamente validi, ok? Cerco di stare sui 2 minuti a video, anche se sai che sono prolisso, ma spero di darti delle informazioni utili. Eccole qua, queste sono addirittura un pochettino più fumettate, volevo fartele vedere tutte perché con lei si sono raggiunti dei risultati ottimi, sia per quanto riguarda la replicabilità del soggetto, ma anche per quanto riguarda i prompt e la creatività degli stessi. Ci vediamo al prossimo video.